Ciao! Oggi ti spiegherò come creare un sito web dal nulla gratuitamente, ma dopo la sigla. Ok, ora ci troviamo su Google. Per prima cosa dobbiamo andare nella barra di ricerca e cercare sites, oppure andare nel link in descrizione e troverete direttamente il link è questo qua. Questi qua, non fate caso, sono dei siti già creati da me. E troverete anche questi in descrizione. E qua potete scegliere. Ci sono dei modelli di sito. Ad esempio, noi ora facciamo festa di fine anno. Schiacciamo sopra con il tasto sinistro e ci aprirà questa cosa. Questo qua è un sito per la festa di fine anno. Però volendo possiamo anche, andiamo qua, fare galleria modelli. Ci sono un sacco di cose. Anche team, che è quello che ho fatto io, che del sito che troverete in descrizione, dove qua ho personalizzato tutto. Date un'occhiata anche in descrizione al mio link. Ma il consiglio è abbastanza carino. Ok, ora qua possiamo modificare come se fosse un PowerPoint. Ci aspettiamo la nostra festa di fine anno. Possiamo fare anche ti aspetto. E poi qua possiamo mettere la data della festa e anche qualche altra scritta. Mettiamo 92 92 09 993.400. Questa qui è la data. Partecipate tutti alla mia festa. Poi qua possiamo cambiare l'immagine. Andando qua o carica o seleziona immagine. Qua ci sono delle immagini predefinite. Oppure possiamo andare su Google Drive. Drive condivisi, condividi con me il mio Drive. Ok. Oppure semplicemente carica immagine. Possiamo metterci un'immagine così e ce la cambierà qua. Ora io faccio così, freccia indietro e ritorno qua. Risposta. Ok, possiamo fare risposta. Entro il 42 aprile. Poi qua c'è rispondi. E se noi andiamo qua in anteprima, aperta è che qua vediamo ti aspetto, risposta entro il 42 e si aprirà questa scheda. Ma poi andremo a vedere dopo come si modificano le schede. Pagina home. Ok, cosa? Il nome della festa? Mettiamo il nome della festa. Festa di... No, festa di... Inizio anno. Qualcuno ha mai festeggiato l'inizio dell'anno scolastico? Dove? Davanti a scuola. Ah sì, comunque l'intero l'ho rubata anche, appunto. Quando? L'abbiamo già detto. Qua, quindi noi ci andiamo a copia, incollare. Aspettiamo, guardiamo qua e diventi qua. Ok. Andiamo qua. 20. Mettiamo anche non in cicciottolo, vabbè. Preparati per una serata di festa. Se volete di invitarti alla nostra festa di inizio anno. Poi potete sbirrare.
Vi potete immaginare voi cosa scrivere. Sarà una serata di puro divertimento presso il prestigioso hotel. Prestigioso davanti scuola. Davanti scuola. Facciamo Milano. Ci recheremo al luogo della festa in gruppo dopo il lavoro. Quindi organizzati di conseguenza. Poi qua potete scrivere quello che volete oppure selezionate Canch Delete, quello che volete. Poi qua potete scegliere un po' di immagini giusto per fare attirare l'attenzione. Abbigliamento consigliato. L'abbigliamento è semi-formale, poiché potremmo direttamente Partiremo direttamente dall'ufficio. Porta con te l'abbigliamento per la festa e cambiati prima di partire. Ok, poi volendo, dite, eh sì, ma sono troppe poche. Ho fatto una casella di testo, che ora ce la andiamo a spostare qua sotto. Casella di testo. Credenziale necessario. Poi, se vogliamo fare un elenco puntato, facciamo qua elenco numerato. Facciamo a capo o è un elenco numerato o un elenco puntato. Io preferisco i puntati. Iscriviti a Lon Lyle su YouTube. Ok, ora non so se avete presente quando, ad esempio, nei siti c'è la parola sottolineata che se ci schiacciate vi apre o un altro sito o un link. Ok, quindi ora noi ci andiamo a prendere il link di YouTube. Ok, ragazzi, dopo che ci siamo presi il link, dobbiamo evidenziare la parola che se vogliamo che ci apre il link, schiacciamo, dobbiamo evidenziare qua con il tasto sinistro. Tutto cliccato, poi andiamo qua. Dopo colore del testo c'è questa graffetta. Inserisci link. Noi ci schiacciamo. Qua ci sono altre pagine del vostro sito, oppure potete mettere un sito web. Applica. E qua, come vedete, ve lo sottolineo. Ma se non vi piace il sottolineato, vi basta fare così, così. Io di solito, se ci sono dei link, lo metterei tipo azzurrino, perché così risalta di più. Vediamo, anteprima. Andiamo qua e scrivete l'online. Schiacciamo sopra e vi aprirà questa scheda. Ok, ora stoppiamo l'anteprima e così aggiungiamo come si dice? Un altro testo. Poi volendo possiamo scegliere quello che vogliamo, YouTube, un video, Lon Lyle. Possiamo aggiungere dei video di YouTube. Aggiungiamo questo che ve lo aprirà in automatico. Poi volendo, non ci piace questa cosa, facciamo eliminare la selezione. Poi possiamo aggiungere dei fogli, dei grafici, delle presentazioni, documenti, mappa, calendario, YouTube, segnaposto, divisore, pulsante. Carosello di immagini sommario e testo comprimibile. Ok, ma mettiamo che vogliamo aggiungere un'altra pagina. Facciamo pagine, programma. E qua è come la home, possiamo modificarlo come vogliamo. Ma se noi vogliamo aggiungere da zero una nuova pagina, dobbiamo andare qua sul più. O c'è un nuovo link che se andiamo in nuovo link facciamo così. Video. Che se facciamo così e facciamo. Ecco, e facciamo anteprima andando. Dov'è il nome? Oddio, ecco, qua nella barra in alto c'è video. Se schiacciamo su video, ci aprirà direttamente il nostro canale o quello che abbiamo selezionato. Come
rinominarla da dopo? Andiamo qua, schiacciamo due volte il tasto sinistro e chiamiamola come vogliamo. Io l'ho chiamato video. Ok, ma come si fa proprio ad aggiungere una nuova pagina? Facciamo così, più nuova pagina, chiamiamola perché? Facciamo 021. Ah, no, io lo voglio maiuscolo. Perché alt 021? Perché? Punto di domanda. Qua c'è avanzate, percorso personalizzato, non ci interessa. Fine. Perché? Qua possiamo dare un titolo. Ciao. Però lì in alto a destra rimarrà sempre perché. Quindi ora io mi vado a riprendere questo. Così? E possiamo aggiungere, come ho detto prima, altre cose. Immagini, seleziona, Google ricerca immagini, perché? Possiamo aggiungere questo punto di domanda, che ce lo aggiungerà qua sotto, poi casella di testo. Perché? Devo fare visualizzazioni. Su YouTube. Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, lascia like a questo video. Scrivimi dei commenti lavorativi, costruttivi, che prenderò spunto cosa sono i commenti costruttivi. Sono dei commenti che voi mi scrivete e mi aiutate a migliorare questo canale. Poi lasciate like, naturalmente, iscrivetevi. Poi possiamo aggiungere un pulsante. Nome. Facciamo. Torna all'inizio. Qua c'è, schiacciamo sul link o ci porta in un link di YouTube oppure possiamo scegliere qua. In questo caso io faccio home, ce lo possiamo personalizzare qua come vogliamo, possiamo allargarcelo un sacco, oddio, pieno testo e basta, contorno e basta, così, sfondo di colore, così, possiamo scegliere come farlo, poi facciamo anteprima. Andiamo sulla home, poi qua in basso a destra c'è come si vedrebbe da telefono, come si vedrebbe da tablet, come si vedrebbe da computer normalmente. Ora qua abbiamo il nostro sito completo. Vediamo ti aspetto, la data, risposta entro il 42 aprile. Poi qua potremmo modificare, però facciamo dopo. Ok, qua cosa c'è? Se tiriamo sotto, ah, ci manda sotto. Preparati per una sera. Siamo lieti di invitarti alla nostra festa di inizio anno. Sarà una sera. Ok, poi qua abbiamo messo. Necessario scrivetelo nella live. Che se schiacciamo ci apre il link. Se schiacciamo qua invece parte un video. Che troverete anche nelle schede. Poi andando qua su video, abbiamo detto che ci apre. Questa cosa qua, programma, luogo della festa, RSVP, e tutte le schede sono da modificare come ho detto prima. Poi qua volendo possiamo fare lo zoom della mappa per capire com'è che è, poi RSV, risposta qualcosa, poi andiamo su perché. Perché? Perché devo fare visualizzazione su YouTube? E se noi schiacciamo su torna all'inizio, ci ricarica la home page. Ma ora noi come facciamo a pubblicarlo? Che è la cosa più importante. Andando semplicemente qua, pubblica. Indirizzo web, scriviamo qualcosa. Invito festa l'onlayel.
Poi qua possiamo scegliere, richiede ai motori di ricerca pubblici di non mostrare il mio sito. Che se noi lo cerchiamo su Google non lo troveremo. Per ora noi facciamo sì. Voi se lo volete far vedere a tutti, non toccate niente. Invece, il tuo festa online vi metterà in automatico questi tarattini. Pubblica. Ok, ora l'ha pubblicato? Il tuo sì. Ok. Poi, ora qua, copia il link del sito pubblicato. Questo è il sito, copia link. Ora, apriamo un altro Google. Ok, abbiamo aperto un altro Google. E ora facciamo, copiamo il link, cioè incolliamo il link e lo troveremo. Come abbiamo visto noi, però noi non lo possiamo modificare da quest'altro Google. Così, proprio come abbiamo detto noi. Perché? Facciamo qua, torna all'inizio. Ora riprendiamo questa cosa. E niente, questo era il tutorial su come pubblicare un sito. Se avete delle domande, dubbi su come fare qualcosa, scrivetelo qua sotto nei commenti. Se vi è stato utile, lasciate like. Se vi è piaciuto lasciate like, se vi ha fatto schifo lasciate like. Ok, noi ci vediamo in un prossimo video, bella!